Senti, ma di dove sei? Sì, di dove sei? Te l'ho detto, Chieti! Te lo sto chiedendo, sei chietina! Buonasera a tutti, amici! È venerdì, sono 17, quindi è arrivato il momento della rubrica La Sicilianità! Oggi vi vorrei parlare di un detto molto comune qui in Sicilia, molto usato da noi siciliani e anche, diciamo, poco fine, che è il seguente. Non pisciare fora d'urinali. Letteralmente tradotto significa non fare la pipì fuori dall'urinale. L'urinale cos'è? Lo sappiamo tutti, lo possiamo definire come l'antenato, ecco l'antenato del nostro moderno water. Ma cosa significa questa espressione? Quando la usiamo? Allora, questa espressione in realtà ha una doppia valenza perché può essere sia un invito che un avvertimento. Lo possiamo equiparare all'espressione non fare il passo più lungo della gamba, quindi non esagerare, non pesciare fora d'urinali. Oppure, come attenzione a ciò che stai per fare o per dire, rischi di pisciare fora d'urinali. Fatemi sapere se avevate mai sentito questa espressione. Questo venerdì purtroppo non ci vedremo in live perché io ho un impegno, ma spero domenica, se andremo al mare, di fare una live brevissima con Piero. Ciao a tutti e buon venerdì, buon weekend! Non ti guardi allo specchio e dici guarda che diva che sono, giusto? No, non c'è bisogno di dirlo, è lo specchio che me lo dice. Pragmatica, intanto non so che cosa voglia dire, prima cosa. Ecco. Secondo, sei falsa, pragmatica lo dice a tua sorella, bella, non a me. Ma se non, non ho me. Sorelle io! Non a me! Ma se non ho sorelle, a chi lo dico se non allora, ho sorelle? Allora, è un modo di dire, uno stato di fatto, un luogo comune, non capisci? Valeria, quando parli con me non devi avere luoghi comuni. Hai capito che non devi avere luoghi comuni quando parli con me? Niente, non è cambiata. Ma io non lo so. Però non è cambiata. Nel senso, non avevate detto che eravate amiche? Infatti eravamo, voce del verbo eravamo. Sì. E poi comunque Valeria, posso dire una cosa? Hai rovinato tutto come al solito. Perché qui si stava parlando anche bene di te. La prossima volta fatti furba, Valeria. No, scusa, che cosa mi devo fare furba? Certo. Io? Ma non ci penso per niente a farmi furba. Ma sono castana e sto benissimo castana. Ma cosa vuoi? Basta, per favore. Vediamo cosa ci combina compare Fritz con questi buonissimi bucatini. Io li farei cacio e pepe, sinceramente, ma il vino non serve in questo caso. A cannuccia, perché usare le tradizionali cannucce non sia mai.